Ecco, adesso passiamo all'attualità. Insomma, come avete vissuto l'emergenza coronavirus? Quali sono state le iniziative messe in campo dal comune? Allora, il vissuto del coronavirus penso sia uguale un po' per tutti i comuni, per tutte le zone della nostra provincia. È stato un periodo molto duro, soprattutto ecco, il convincere anche le persone della gravità della cosa, perché inizialmente non si avevano segnali di estrema gravità. Convincere le persone che era necessario ed era bene rimanere in casa, rimanere isolati, non uscire. Abbiamo in quel periodo attivato dei servizi per la consegna della spesa per le persone diciamo, che non avevano possibilità di uscire per lavoro o per altri motivi che erano leciti, diciamo, e abbiamo messo in campo appunto con un bel gruppo di volontari la consegna della spesa a domicilio, dei medicinali anche a domicilio soprattutto per alcuni anziani, e abbiamo collaborato molto anche con i medici di base, cercando di capire dove andare a trovare magari quelle situazioni un po' più a rischio. E Sì. sempre con i volontari, per esempio, la distribuzione delle mascherine che molto lentamente ci arrivavano dalla regione, abbiamo fatto anche degli acquisti di mascherine in modo da arrivare per tempo. In momenti in cui non si trovavano, le famiglie non riuscivano a trovare questi mezzi di difesa, diciamo, se dovevano andare fuori casa, e abbiamo fatto una consegna capillare casa per casa di questi dispositivi per aiutare anche le persone che potevano uscire, ecco, a essere anche difese rispetto al virus che stava circolando. Certo, assolutamente. Ecco, invece adesso parliamo del futuro, insomma. Chiaramente adesso siamo entrati in una fase di ripresa, la fase 3, la cosiddetta fase 3. Voi avete qualche progetto in cantiere per l'estate o comunque per questa seconda parte dell'anno? Beh, allora, abbiamo cercato di riprendere la vita che si facevano nelle altre stagioni estive. E abbiamo accolto molte, molte persone e mi dicono, ecco, io non ho dati ufficiali, diciamo, però mi dicono che tutte le zone che potevano accogliere turisti o villeggianti sono abbastanza complete. Quindi questo vuol dire che abbiamo anche parecchia gente adesso che sta vivendo sul nostro territorio. E iniziative, è chiaro, cerchiamo di riprendere, però c'è ancora della paura, soprattutto da parte di tante associazioni che gli anni passati facevano manifestazioni, eventi sportivi. E parlavo anche ieri, ecco, con un'associazione sportiva, non è semplice ricominciare a rifare con le regole che ci sono ancora giustamente, di distanziamenti, anche per esempio la semplice sagra, che era un evento abbastanza che richiamava parecchie persone, dava possibilità a molte, insomma, di partecipare per qualche giorno all'inizio del mese di agosto. Quest'anno non si farà proprio perché è difficile gestire la presenza di persone, è difficile veramente, insomma, dire state distanti in eventi in cui magari c'è del ballo, c'è della voglia di stare insieme, eccetera. Quindi alcuni eventi sono stati rimandati. Cercheremo lo stesso comunque di fare delle attività, soprattutto di tipo culturale. Ecco, per esempio, il venerdì 24 e sabato 25 ci sarà una bellissima iniziativa portata avanti da un gruppo di nostri giovani molto, molto, decisi e molto bravi. È un'associazione che si sta creando, che si chiama, Per Adam. E faranno un'iniziativa il venerdì sera in un posto molto bello, molto particolare di Cerro, che è la nostra Giassara, dove parleranno di botanica, parleranno delle piante che ci sono sul nostro territorio. E il sabato mattina, con una bella camminata e passeggiata sui nostri sentieri, nel nostro verde, diciamo, andranno proprio a vedere poi quello che hanno spiegato la sera prima. E anche in agosto poi ci sarà un'altra iniziativa, sempre da parte di questi ragazzi. Ecco, sono iniziative in cui è anche più semplice mantenere queste regole di distanza e di attenzione, ecco, per il diffondersi del coronavirus.